Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo al confronto che si è svolto questa mattina a Gela per la valorizzazione economica del territorio attraverso l'utilizzo di varie fonti di finanziamento avviato dalla società di studi economici Nomisma, un percorso d'ascolto che culminerà nella raccolta di manifestazioni di interesse. Vediamo. Valorizzazione economica del territorio di Gela attraverso un confronto coordinato per utilizzare varie fonti di finanziamento in una linea condivisa da valutare con l'amministrazione comunale e i cittadini gelesi. È lo scopo di Nomisma. Già si è avuto un primo incontro con la giunta municipale. Sul tavolo numerose indicazioni di intervento corredate da studi concreti, dall'hub energetico a quello logistico, da una piattaforma logistica sul Mediterraneo al sistema portuale. Questo percorso è iniziato circa un anno fa con il coinvolgimento dei ministeri, di Invitalia, oggi anche di Nomisma. Il percorso serve per individuare una strategia per il rilancio del territorio. Ovviamente la creazione di una strategia non è un processo dettato da una parte piuttosto che da un'altra, ma è un processo inclusivo che coinvolge tutto il territorio. L'evento di oggi, o meglio, l'evento iniziato ieri con il confronto tra Nomisma e l'amministrazione comunale è stato proprio volto ad identificare gli indirizzi strategici che questa amministrazione ha inteso percorrere in quest'anno trascorso per indirizzare, per incanalare il rilancio economico del territorio su dei pilastri fondamentali, che sono fondamentalmente l'agricoltura, la portualità, intendendo un sistema portuale che faccia sinergia con le nuove strutture portuali di Augusta e Catania in un rapporto sinergico per il rilancio del sistema paese. A questo ovviamente fa da capofila l'hub energetico su cui convergono investimenti importanti da parte di Eni per una strategia completa. La società di studi economici Nomisma ha così avviato un percorso d'ascolto che in sinergia con Invitalia culminerà nella raccolta di manifestazioni di interesse. Siamo alla vigilia di un momento importante in cui può decollare con i progetti che possono valorizzare quest'area così importante per l'intero territorio regionale, direi. Il futuro di una città si disegna attraverso una strategia di lungo periodo, ma anche progetti concreti che possono dare rilancio all'economia, che in questo momento è piuttosto fragile in città. Oggi sono previsti incontri con i portatori di interesse del territorio, con Eni e Regione Siciliana, quest'ultima rappresentata dal dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive, Alessandro Ferrara. Abbiamo bisogno di ascoltare la città, vorremmo fare un ascolto guidato, nel senso che vorremmo proporre alla città una nostra visione delle potenzialità, delle risorse, delle compatibilità e raccogliere però suggerimenti, progetti, indicazioni su come è possibile muoversi. Si è dimesso da Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, perché ha riscontrato uno scarso interesse da parte di alcuni dirigenti all'interno del partito gelese nel battersi e farsi rispettare in ogni sede amministrativa, provinciale, regionale e nazionale per la realizzazione non solo di importanti infrastrutture, ma anche per chiedere allo Stato che la zona industriale di Gela diventi zona franca. Lui è Francesco Agati. Per l'ex dirigente del partito l'atteggiamento è legato ad una sorta di ostruzionismo nei suoi confronti o alla città o perché non interessati a fare crescere il territorio e attrarre imprese e imprenditori. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale Gela, oggi, dice Agati, è come i soliti vecchi partiti politici che nulla hanno di diverso con il PD o altri. Secondo Agati ci sarebbe grande incongruenza tra la persona e il politico, tra i fatti e le parole, dove la gestione e organizzazione politica costruita dallo stesso Agati con grande sacrificio, impegno, con investimento di denaro e di tempo verso un progetto politico viene resa vana dalla smania monopolistica di immagine e di apparizione di gente che ha già fatto la storia precedente della destra di Gela, che appartiene al passato e a volte cerca di ritornare. E adesso ci spostiamo a Niscemi, il Partito Democratico attacca il sindaco e l'amministrazione comunale sulla vicenda carenza idrica. Nessun impegno del sindaco Francesco La Rosa e dell'intera giunta municipale sulla vicenda carenza idrica a Niscemi, la città è ormai senza guida.
Lo dice il Partito Democratico, che accusa il primo cittadino di aver fatto poco o nulla sul problema che si trascina da anni. L'amministrazione comunale ha fatto poco o niente nei confronti di Caltanco. L'unicazione che ha fatto è quella che ha nominato l'ufficio legale per azione per ribalta nei confronti di Caltacqua dietro specifica delibera del Consiglio Comunale. E comunque è poca cosa, perché l'amministrazione comunale dovrebbe fare azione più forte nei confronti di Caltacqua in nome e per conto della cittadinanza niscenese. Di Dio, ma perché a Niscemi c'è questa grave carenza idrica? E Caltacqua fa saltare i turni per la perdita della condotta idrica che ci sono a Niscemi. Premesso che nel 2006, quando è stato affidato il contratto a Caltacqua, nel contratto pare che sia scritto che Caltacqua deve fare delle opere di consolidamento della rete idrica, di miglioramento per fornire l'acqua addirittura H24, cosa che a quanto risulta Caltacqua non ha fatto. La situazione che si è venuta a creare a Niscemi esaspera la popolazione. Dai rubinetti non lo sgorga acqua e ora, a maggior ragione, in piena estate, la vicenda diventa più problematica. I cittadini ci rivolgiamo spesse volte a questi fornitori cosiddetti privati che portano acqua anche non potabile e con costi di 1.000 litri di acqua ci vogliono 15-20 euro. È una vergogna, se mi si permette il termine. E l'amministrazione comunale fa poco o niente nei confronti, ripeto, di Caltacqua. Addirittura il sindaco qualche mese fa, con una dichiarazione disarmante e pilatesca, ha detto che ogni cittadino può fare causa nei confronti di Caltacqua. Il primo cittadino, ovvero il sindaco Barroso, dimentica che lui deve rappresentare tutta la comunità. E queste azioni che lui sollecita di fare private le deve fare l'amministrazione comunale, che ha le forze e le capacità. Diversi reperti archeologici, vasi in ceramica, un giuntari, terracotte figurate, lampade votive ed una statuetta raffigurante una donna seduta sono stati rinvenuti dalla polizia di Niscemi diretta da Andrea Monaco. I beni erano custoditi all'interno di una scatola avvolti da un sacchetto di cellophane nei pressi di una stazione ferroviaria dismessa e abbandonata in contrada Vituso. I reperti, destinati probabilmente al mercato nero, sono stati sequestrati e messi a disposizione della procura e della direzione del Parco Archeologico Ambientale di Gela per procedere ad una completa elencazione e catalogazione. 40 candeline per la sezione gelese dell'AIAS, l'associazione che accoglie ed eroga prestazioni per la tutela di pazienti con deficit fisici, psichici e sensoriali. Nata nel 1976, opera a Gela in contrada Manfria, offrendo prestazioni e servizi a soggetti portatori di handicap. Il presidente Anna Maria Longo. E festeggeremo 4 persone in modo particolare, perché sono quelli che fin dall'inizio operano nell'AIAS, dall'apertura. Sarà una cosa commovente, e specialmente per me, che c'è una persona a me troppo cara. E parleremo pure di persone scomparse che meritano, il dottore Battaglia, presidente, il primo presidente si può dire. La cerimonia di oggi è stata condotta dalla giornalista Rosa Battaglia, presenti le autorità istituzionali. C'era anche Francesco Lotrovato, presidente d'onore AIAS. Io ho l'onore di essere stato uno dei primi ad avviare questa attività, godo della stima di tutta l'AIAS nazionale. Sono veramente orgoglioso per ciò che ho fatto, non è merito mio, è merito, sa, di chi, del Padre Eterno, che mi ha dato la testa che ho, altrimenti non avrei saputo fare niente. È stato necessario avere anche con la classe politica intelligente degli anni Ottanta, avere l'umiltà, avere la capacità di, non tanto di persuasione, ma quanto di, diciamo, chiarire qual era il problema della disabilità, l'emarginazione nostra, dei nostri figli e noi genitori, e quindi fare un riscatto in una popolazione, l'italiana, che dalle sue radici cristiane non può che essere orgogliosa nel momento in cui si
attiva per il prossimo, si attiva a riscattare quelle che sono le marginazioni. Il vescovo di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. È un'associazione molto importante perché mostra una grande sensibilità nei confronti delle persone che oggi noi definiamo diversamente abili, perché effettivamente sono così. Sono le persone che hanno delle potenzialità eccezionali, soprattutto a livello di cuore, e che ovviamente noi tutti dovremmo cercare di sostenere e di cui anche diciamo fruire, perché la loro amicizia, la loro sensibilità, la loro vicinanza è per noi importante, in quanto aiuta a poter anche da parte nostra relativizzare tante cose che purtroppo spesso siamo portati ad assolutizzare e magari in maniera anche piuttosto esagerata. Per cui credo che questa attività, questa iniziativa sia davvero estremamente importante. E l'AIAS è davvero questa associazione che aiuta, come dire, io la vedrei come una sorta di memoria continuo di una sensibilità che noi dovremmo sempre tenere alta nei confronti di questi nostri amici che sono davvero eccezionali. Per tutti i giorni fino al prossimo 10 settembre è attiva l'area pedonale su Viale Cortemaggiore a Macchitella. Nel tratto compreso tra via Minerbio e via Caviaga gli orari interessano la fascia serale che va dalle 21 alle 2. Gli orari invernali fissati dalle 9 alle 14 torneranno in vigore dall'11 settembre solo di domenica e per gli altri giorni festivi. È prevista per oggi alle 19 nei locali del Tropico Med di Gela, sul lungomare Federico II, la presentazione del libro Mediterraneo, Sicilia, Europa, un modello per l'unità europea di Maurizio Caserta e Aldo Premoli. L'iniziativa è dell'associazione Cifra. Noi ne abbiamo parlato con Emanuele Antonuzzo. Sentiamo. Emanuele Antonuzzo, ma in questo libro che si parla, in cui si parla di Europa, si parlerà anche di Brexit, si parlerà anche dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea? Ma questo è, come dire, la premessa al saggio che il Maurizio Caserta insieme al giornalista Aldo Premoli hanno scritto. È solo la premessa anche a sottolineare che, per quanto difficile l'uscita del Gran Bretagna dall'Europa, come insomma creerà degli scompensi, come dire, sarebbe stato, secondo la tesi degli autori, più difficoltoso l'uscita della Grecia o per esempio dell'Italia. Per quale motivo la Grecia? Ma quello è un problema legato alla circolazione monetaria, per cui sia la Grecia che eventualmente l'Italia o altri paesi del sud Europa che in questo momento sono in difficoltà, diciamo, e sono nell'eurozona, e quindi gli squilibri monetari sarebbero stati ovviamente molto più pesanti rispetto al Regno Unito, che non ha, come sappiamo, non l'euro, insomma. Ma nel libro emerge un'economia scadente, c'è una prospettiva pessimistica, oppure alla fine il lettore legge qualcosa di ottimistico? No, il libro, anzitutto dobbiamo specificare che questo libro, anche nel titolo Mediterraneo, Sicilia, Europa, in realtà è un progetto che, a cui il professore Caserta ha dato anche il suo nome. Infatti l'associazione che poi successivamente è nata si chiama Mediterraneo, Sicilia, Europa, progetto Maurizio Caserta, che sta un po' portando in giro, sarà presentato oggi a Gela, domani, venerdì prossimo a Siracusa e poi in altri posti. È un progetto che centra molto la sua analisi sul Mediterraneo e in particolare sulla Sicilia, facendo un'analisi delle crisi e delle problematiche purtroppo ataviche della nostra isola, ma anche delle potenzialità e delle possibilità di sviluppo, centrando su un punto: che l'Europa si salva, comunque dovrà essere spinta, e questo sembra quasi un paradosso, dal sud, dal Mediterraneo, dalla Sicilia, facendo del problema dell'immigrazione, quello che solitamente viene chiamato il problema dell'immigrazione, una risorsa fondamentale. Non fosse altro che la media di età europea e dell'età della popolazione italiana è molto alta, e quindi avremmo necessariamente bisogno nei prossimi decenni di immigrazione e di integrazione, altrimenti ovviamente salterà tutto il sistema. E lo scrittore Gaetano Savatteri, giornalista di Mediaset ed autore di romanzi di successo, sarà ospite del Club Vela di Gela giovedì 7 luglio alle 21. Converserà con il sociologo e giornalista Francesco Pira, docente di comunicazione all'Università di Messina, sulla nuova edizione de I ragazzi di Regalpetra, il libro che racconta la lunga guerra di mafia che agli inizi degli anni 90 insanguinò una parte della Sicilia. Ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità.
Rieccoci, seconda parte del telegiornale. La sezione giovani dell'Archeo Club d'Italia di Gela e la direzione del Museo Archeologico Regionale hanno creato la pubblicazione di un'autoguida multimediale dei capolavori museali, realizzata grazie alla piena adesione ad un progetto coordinato da Elisa Bonacini, assegnista di ricerca al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, che mediante una convenzione fra l'Assessorato ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana e l'Università Etnea intende incentivare la democratizzazione e valorizzazione multimediale del patrimonio culturale siciliano attraverso la piattaforma internazionale Easy.Travel, leader nel turismo culturale. Riferimenti sul territorio di Gela sono Giorgia Turco e Angelo Mondo, che in stretta collaborazione con il direttore del museo Ennio Turco hanno scelto uno dei personaggi più prestigiosi e conosciuti della storia cittadina, Eschilo, per guidare attraverso una narrazione scientificamente puntuale ma accattivante e chiara i visitatori alla scoperta della collezione museale e dei siti archeologici locali. Sono stati ospiti del programma televisivo in diretta su TV 2000 due gelesi nell'ambito della rubrica L'albero del bene comune. Si tratta di Giuseppe Laspina del gruppo archeologico Geloi Triskelion e Luciana Vitale del gruppo scout Fabio Rampulla, in rappresentanza di tutte le associazioni che operano all'interno della Casa del Volontariato. Un momento televisivo dunque dedicato alle attività di volontariato svolte dalle numerose associazioni, ciascuna con la propria vocazione, ma tutte a sostegno di una concreta crescita della società gelese. Il canovaccio del format televisivo prevede la possibilità di introdurre in studio una cassetta con oggetti significativi che possano raccontare le attività intorno alle quali discutere. Non poteva mancare nel nostro caso la riproduzione di una lechito sattica a sfondo nero, un reperto archeologico che racconta moltissimo dell'epoca greca di Gela e che ha dato anche occasione a Giuseppe Laspina di spiegare come all'interno della Casa del Volontariato l'inclusione sia uno dei principi fondamentali, tanto da spingere a creare un laboratorio di ceramica pensato per i diversamente abili nell'ambito del progetto Keramos. Alle incalzanti e interessanti domande di approfondimento dei due bravi conduttori, gli ospiti gelesi hanno risposto offrendo un'immagine certamente positiva della città di Gela, raccontandone brevemente la storia e i grandi sforzi che le forze sane della città stanno compiendo per promuovere la risalita dell'immagine della crescita socioculturale della città del Golfo, rappresentata simbolicamente da una piantina. La regia di TV 2000 ha anche mandato in onda un breve filmato con le immagini di una delle più recenti iniziative promosse dalle associazioni della Casa del Volontariato di Gela, cioè la riqualificazione dei bagni greci. Luciana Vitale ha raccontato con grande passione e trasporto la vocazione dello scautismo che, unita ad una grande operosità, rende gli uomini migliori fin dalla tenera età. Riflettori accesi anche sulla vertenza Gela e la grave crisi occupazionale che sta attraversando ormai da un po' di tempo la città. L'epilogo della conversazione in studio è però positivo, perché è proprio nei momenti di difficoltà che si ha l'occasione per riscoprire i sentimenti più nobili, come quelli custoditi e valorizzati dal volontariato. Un piccolo grande esercito che rema verso un'unica direzione, la rinascita di Gela. I testimoni di Geova in questi giorni hanno avviato una campagna speciale per invitare tutte le persone ai congressi di zona del 2016 che avranno come tema Rimaniamo leali a Geova. L'evento gratuito si terrà da venerdì 8 a domenica 10 luglio prossimi nella sala delle assemblee di Caltanissetta in Contrada Casale, località Canicassè. Durante la 3 giorni del programma si susseguiranno 49 interventi, ognuno dei quali approfondirà il tema della lealtà. Inoltre, appositamente per questo evento, i testimoni di Geova hanno preparato 35 video e 2 brevi film che saranno proiettati il sabato e la domenica. Ogni giorno le sessioni mattutine e pomeridiane saranno introdotte da video musicali. La sicurezza e la tutela delle libertà, il tema del convegno promosso dalla segreteria provinciale del SIAP, il sindacato italiano appartenenti polizia, in occasione dell'ottavo congresso provinciale per l'elezione del segretario e dei componenti degli organi statutari della struttura sindacale. Un momento di confronto per analizzare i problemi che attanagliano la categoria e l'impegno profuso dal sindacato a tutela dei poliziotti e della sicurezza. Il SIAP infatti è uno dei protagonisti al tavolo per il riordino della Polizia di Stato, con una piattaforma di rivendicazioni presentata lo scorso 24 giugno.
Ci sono, diciamo, una serie di questioni importanti che stanno cambiando la visione dei cittadini anche rispetto alle libertà, come noi percepiamo le nuove libertà e le privazioni a cui possiamo essere sottoposti, per esempio in tema di privacy, per guardare, diciamo, una conquista che abbiamo fatto nel corso degli anni, ridurre i livelli di privacy per migliorare la qualità della sicurezza, perché è il mondo in trasformazione, quindi su questo ci si interroga con la magistratura, con lo Stato, con la prefettura, il questore, con i poliziotti che hanno una sensibilità particolare a questi temi e che rivendicano, diciamo, una diversa considerazione del loro lavoro e anche dei loro trattamenti retributivi, perché da questo passa non solo la dignità professionale. Serve una capacità di rendere più efficiente il sistema. Questo è il primo punto. Poi serve rispondere ai cittadini che ci chiedono una giustizia più certa, la certezza della pena. Sono state alla Camera dei Deputati nei mesi scorsi aumentate le pene sopra i 4 anni, in maniera che la magistratura abbia la possibilità di imporre sin da subito delle misure cautelari di arresto. Terza risposta è quella che riguarda l'amministrazione degli enti locali. I comuni sono attori fondamentali, ovviamente insieme ai questori e ai prefetti, della sicurezza nelle nostre comunità. Anche quello che dipende dalla possibilità di investimento dei comuni, degli enti locali, anche delle regioni, è il terzo elemento che compone il mosaico di misure che noi abbiamo già preso e che speriamo che diano i frutti. Stiamo lavorando adesso alla riorganizzazione complessiva del modello, alla semplificazione, a togliere le sovrapposizioni. Ci stiamo muovendo per rispondere alle tante domande di sicurezza che ci vengono ai cittadini senza fare demagogia e producendo azioni concrete. Durante l'ottavo congresso, che ha visto raccolta circa 80 delegati provenienti da tutti gli uffici della polizia presenti in provincia, comprese le specialità, è stato confermato alla guida della segreteria provinciale Giuseppe Porrovecchio. Torniamo a Gela, orario unico di lavoro per le agenzie assicurative. Fino al 9 settembre l'utenza sarà ricevuta dalle 9 alle 13. Le agenzie rimarranno chiuse il sabato dal 16 al 19 agosto, chiusura totale. Proseguono gli appuntamenti con la rassegna Teatro sotto le stelle all'Antidoto di Gela. Giovedì 7 luglio alle 21.30 è prevista la rappresentazione in Abriscola della compagnia teatrale Antidoto. La rassegna, lo ricordiamo, si concluderà a settembre. L'ingresso è di 5 euro a coppia. Nel cartellone è prevista il 30 luglio l'esibizione di Giobbe Covatta. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.